Live Social. Cari amici di Live Social, bentrovati ancora sulle frequenze di Radio News 24. Io sono Giancarlo, in linea con noi abbiamo Salvatore che salutiamo. Ciao Salvatore, benvenuto su Live Social. Buongiorno a tutti, grazie per questa grande opportunità. Grazie, grazie a te Salvatore di concederci appunto il tuo tempo e di aver accettato il nostro invito. Allora, con Salvatore andiamo a parlare della sua storica azienda di famiglia, che dal 1875, mica da qualche anno, produce saponi. Cioè, qui parliamo quasi di una storia parallela a quella dell'Italia Unita, praticamente. Insomma, più o meno. E quindi parliamo di, appunto, della produzione di saponi e anche della passione che ha Salvatore di insegnare ai bambini il processo di saponificazione, giusto? Sì, questo è uno degli obiettivi importanti che mi sono prefissato. Certo, allora dici tutto, anzitutto appunto, parlaci un po' anche della storia della tua azienda, che sicuramente la conoscerai, insomma. Beh, brevemente ti dico che semplicemente dagli ultimi documenti che abbiamo trovato, il mio bisnonno, nonché Francesco Zinnitti, già nel 1875, produceva sapone per conto del principe di Paternò, che era il detentore del territorio medillese, che è uno dei più ampi della Sicilia. Ricordiamo anche dove siamo, siamo in Sicilia anzitutto, terra meravigliosa. In Sicilia, sì, una terra meravigliosa, molto bella, piena di sole, mare, esatto, concerne, gusto soprattutto, il buon gusto. Ma anche noi abbiamo creato una piccola realtà che ci contraddistingue rispetto ad altri. Diciamo che in questo momento stiamo anche varcando l'Europa, abbiamo fatto qualche piccola fornitura negli Stati Uniti. Ma ritornando al discorso, che è molto importante, l'azienda, chissà se ci sarà qualche altro documento, sto facendo delle ricerche, ci sarà forse ancora prima, perché a detta di alcune persone, soprattutto delle persone anziane, che mi raccontano di mio nonno, del mio bisnonno, qualcuno l'avrà pur conosciuto, addirittura si diceva che già producevano saponi in tempi molto remoti, tant'è che oggi ci siamo tutti improvvisati riciclatori del mondo. Pensa che già mio nonno o il bisnonno raccoglievano le cosiddette morchie, morchie nel residuo dell'olio, e per non buttarlo, perché inquinante, già lo sapevano da allora, loro producevano il sapone. Pensa quanta, quanta storia c'è su questo piccolo prodotto, e facevano dell'ottimo sapone. Addirittura, raccontato una signora da 92 anni che mi ha lasciato per testamento un qualcosa di stupefacente, dove racconta la storia della mia famiglia, addirittura allora il sapone era un qualcosa di particolare, e in cambio gli portavano o un pezzettino di legno, di legno da mettere sotto il calderone, e in cambio mio nonno gli dava un pezzettino di sapone per igienizzarsi. Pensate, e dall'olio d'oliva, che pensate, quando io dico racconta ai bambini questa storia, pensate che da un semplice frutto che è l'oliva, l'albero dell'olivo fa l'oliva, e nascono delle piccole gocce. Pensate che da questa goccia c'è un prodotto secondario che può igienizzare il mondo. È meraviglioso, è qualcosa di stupefacente che la natura ci dà, ma che noi delle volte siamo un po' resti ad accettarlo. Beh, andiamo su altri argomenti, ma lasciamo perdere la cosa. Lasciamo perdere, altrimenti ci perdiamo. Tutta questa storia è che è stato tramandato con un segreto, è arrivata fino a me, da bisnonno e il nonno, un aneddoto piccolo. La cosa più bella è che tutti i primogeniti, dal bisnonno, dovevano fare il sapone. Bene, mio bisnonno, mio nonno, mio nonno, mio padre, che è il primogenito, guarda caso con me si è rotto questo equilibrio. Perché a differenza dei primogeniti, mio fratello
che è un professionista, suona, un grande professionista, non, mio padre non ha voluto questo. E guarda caso, io sono stato battezzato con l'olio d'oliva e oggi maneggio tanto di quell'olio e produco sapone. Vedi, delle volte la natura, il sistema si sconvolge, però va bene così, sono contento. Avevo 8 anni quando ho imparato a fare il sapone, ne ho 52, grazie a Dio ben portati, anche il coronavirus non mi ha studiato, però produciamo sapone a plastica. Oggi vi posso garantire, che facciamo un prodotto ottimo senza l'aggiunta di additivi, questo lo voglio sottolineare, è importantissimo, solo con 3 elementi, e ancora in più una chicca, noi lo facciamo con metodo a caldo. Perché non so se siete molto informati sulla questione. Io no, personalmente no. Ci sono due sistemi per fare il sapone a freddo e il sapone a caldo. Noi ancora oggi tramandiamo come da generazione questa bella cosa che è tradizione, fare il sapone a caldo. Io non ho cambiato nulla. Che bello. Qualcuno davvero mi dice, ma stai indottrinando qualcuno? Beh, vedi, io sono stato indottrinato da papà. Papà e mamma soprattutto, che mi ha lasciato perché sai, mia mamma riusciva a fare tanto, anche il sapone abbastanza bene, ma mi ha lasciato un'eredità molto importante, a parte l'amore di una mamma eccetera eccetera, ma il conoscere gli elementi per fare il sapone, cioè adorare e rispettare la natura. E quindi ho scelto una strada molto molto importante, il riservare, il proteggere quello che è il sistema natura. Quindi continuo a fare questo e mi sfido con qualsiasi persona, mi sfido con tutti, perché si mantenga questa grande tradizione, che dall'olio d'oliva, olio principe per eccellenza, noi facciamo un prodotto che igienizza. Davvero. Adesso, a proposito di igienizzante, voglio dare una chicca, proprio in questi giorni abbiamo creato un igienizzante naturale senza additivi. Ma proprio in questi giorni della quarantena ci serve parecchio, ho studiato tantissimo, non potevamo uscire, quindi tutti a casa, a parte ho fatto sculture, perché è molto bello questo argomento, lo vorrei affrontare se c'è la possibilità, ma ho studiato tantissimo e ho creato un buon igienizzante che igienizza bene le mani. Che bello. E stiamo cominciando anche a vendere. Ok. Molto infatti bello. L'ultima domanda, purtroppo non abbiamo tanto tempo, Salvatore, sarebbe bello parlare anche di altre cose, non abbiamo tanto tempo. L'ultima domanda che voglio farti è ma i tuoi prodotti poi come vengono commercializzati, come vengono distribuiti? Il sapone e anche quest'ultima, diciamo, quest'ultimo igienizzante ti racconto brevissimo, proprio in modo molto breve. Vai. Noi abbiamo creato un ottimo sito www.saponificiozimitti.it e facciamo la vendita online. Oltre alla vendita online, nel mio piccolo laboratorio qui a Melilli in provincia di Siracusa, abbiamo il piccolo laboratorio fatto nello stesso posto dove aveva la saponeria il nonno. Questa è una cosa importantissima, ho tramandato anche questo. Che bello. E cerchiamo di vendere e realizzare i sogni, compreso tanti sposi che vengono da me a fare le bomboniere per il loro giorno, oppure un battesimo, una prima comunione. È molto bello, perché può essere realizzato come arte, cultura, quello che vogliamo ci possiamo mettere, perché io faccio anche molte sculture. Sapone. Bene, bene, davvero tanti complimenti, Salvatore, tanti. Ti ringrazio. A questo punto diamo qualche contatto, grazie a te, diamo qualche contatto così le persone possono approfondire l'argomento e magari diventare anche dei clienti e comprare qualche prodotto. Dove ti possiamo contattare? Allora, mi potete contattare al sito www.saponificiozimitti.it Saponificio Zimitti con 2M e con 2T. E all'inizio io dico sempre, quando mi contattano, c'è la Z di Zorro, quindi qualcuno magari così se lo ricorda. Poi abbiamo la pagina ufficiale che è su Facebook, Saponificio Zimitti, e abbiamo anche un'altra pagina su Instagram, sempre Saponificio Zimitti, dove ci sono i recapiti miei, dove mi possono contattare chi vuole parlare con me. Io sono felicissimo di parlare con tutti e spiegare come è fatto il prodotto. Perfetto. Ma voglio dire, la cosa importante,
scusami se ti interrompo e ti rubo solo qualche secondo. Vai, vai. La cosa importante che voglio puntualizzare è che noi non mettiamo additivi all'interno di questo prodotto, è fatto solo con tre elementi. E in più, quando noi parliamo di estratti, io ci metto, per esempio, il latte d'asina, io ci metto il latte acquistato da un'azienda che ha le asine ragusane, oppure la famosa pala di fichidindia, detta in latino punti, io mi faccio l'estratto, quindi ci metto l'estratto all'interno. Proprio qua stiamo parlando di natura pura, natura, sì, molto è vero, importante. Veramente molto allo stato puro, gocce, sì, di natura, non, direi. Gocce di natura, bene, questa me la sfrutto, segnatela, la aggiungerò nel sito. Ti ringrazio per questo gran consiglio, sei un grande, gocce di natura, grazie, fantastico, bellissimo. Gli incontri bellissimi, e poi qualcuno esce qualche aneddoto, gocce di natura, bellissima, dai. Questa, bellissima, grazie Salvatore. Io vi invito, se volete venite, quando venite in Sicilia, che è una bellissima terra, venite a trovare il, sì, assolutamente. Guarda, io la Sicilia già la amo, è proprio una terra che amo in maniera particolare, sono molto affezionato alla Sicilia, e appena si può, davvero. Poi tra l'altro Siracusa, anche la zona del Siracusano è una zona molto molto bella, e appena si può, davvero, mi piacerebbe davvero venirti a trovare, veramente, appena si può. Ma è molto bello, anche perché all'interno del laboratorio ho conservato, come da mio papà, ma ho imparato da mio papà e da mia mamma a conservare, io ancora c'ho i cimeli del nonno, compresi i tinti originali del nonno. Che bello, tutto che bello. Conservato. Le ricette, tutto scritto, bello, tutto conservato. Davvero, tanti complimenti, Salvatore, è stato veramente, grazie, magnifico parlare con te. Veramente una bella. Grazie, quando volete. Grazie, quando Salvatore. Volete. Io sono sempre a disposizione. Grazie, un abbraccio calorosissimo. A presto. Altrettanto a voi, ciao. Tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie, Salvatore. Gentilissimo. Ciao, buona ciao. Giornata, arrivederci. Amici di Live Social, restate ancora con noi, abbiamo altre storie da ascoltare. A dopo. Live Social.